Va bene, non so cosa sia successo, ma buon pesce d'aprile a tutti, sono il Sotto e siamo finalmente ritornati su un video su Minecraft da un bel po', da febbraio forse, che non ho più portato contenuti. Vabbè. Ragazzi, ci troviamo in questa snapshot speciale per il pesce d'aprile. Ho atteso tutta la giornata, scusate, ma adesso sono le 5 del pomeriggio e finalmente Minecraft ha pubblicato su Twitter questa snapshot particolare 20W14 infinito, la snapshot più infinita di Minecraft. Già dalla intro possiamo notare che c'è un quality content che supera i 100 miliardi di punti di intelligenza, ma ovviamente è infinito, quindi il mio mondo. Dove sono i miei salvataggi? Va bene, vuol dire che si ricomincerà tutto da capo. Va bene, ragazzi, iniziamo tutto da capo, da zero. La iniziamo? Infinity War. No, è Infinity Bra Moment. Infinity Bra Moment, va benissimo. Sì, va benissimo, sì. Va bene, iniziamo. Comunque, ragazzi, dopo questa fantastica introduzione ho finalmente capito che c'è qualcosa di diverso nell'inventario, oltre ai blocchi della 1.15 in fase di sviluppo. Ho trovato questa libreria infinita di libri. E sì, magari c'è qualcos'altro in termine infinito, magari. No, è solo l'unica. Perfetto. Che facciamo? Wow. Ok, adesso ragazzi, tutorial su come far funzionare questo snapshot. Questo snapshot particolare sfrutta il portale del Nether. Accendere il fuoco. Guardare il libro con questo codice particolare. E dopodiché cosa si fa? Si lancia il libro nel portale. E come potete vedere il portale cambia colore. E ora, signori, entriamo. Signori, benvenuti in una dimensione molto bizzarra. Ecco perché si chiama Infinity, in versione infinita. Stiamo parlando di miliardi, miliardi, miliardi di combinazioni per rendere bizzarro questo mondo. Già, ci sono tantissimi libri, ci sono tantissimi modi per rendere bizzarro il gioco. E wow, è un posto un po' bizzarro, però immaginatevi fare una serie, una vanilla in questo posto. Grazie Minecraft per questo momento di gioia. Ogni scatola, ogni libreria ha un suo colore diverso, e ogni suo colore diverso equivale a vari libri. Questo libro qua ha una combinazione diversa, guardate. Sì, è verde. Ragazzi, prima che quando vi ho parlato del computer che si spegne, intendevo dire sta roba qua. È pieno di casse bonus, di zucche come terreno, del tempo che passa in fretta. Sì. Carina l'idea. E poi ci sono anche tantissimi fari che sono spariti. E wow, mi sento. Sì, è proprio proprio la Eder questo qui, ragazzi. Sentite? No. Non mi ispira, dobbiamo andare in un'altra dimensione, qualcosa che mi faccia sentire a casa. Meno 2, 10, va bene, vai. Colore grigio duro? Andiamo. Parzialmente simile a quella di prima. Parzialmente simile. Ci sono però dei ghiacciai con il coso del Nether, che non mi ricordo più. Fatemi avvicinare senza che la. Quando
questi fai qua? Stanno facendo laggare il mio computer. Se mi muore il computer, io rido. Rido. Perché mi muore anche la registrazione. Eh sì, è il pezzo di tronco dell'albero. Che abbiamo visto nel video della 1.16 dello snapshot 1.15. Saranno dei controlli veloci, però comunque è un video di pezzi d'aprile, quindi dobbiamo fare anche in fretta. Dovevo anche fare un video delle Vedos con Vesura Gamer oggi, ma per Discord e OBS e Minecraft aperto potrebbe essere un casino. Oh, guardate questo qui, che bello! Che bel posto, eh! Sandstone, argilla, proprio un nether rifatto per bene questo. Guardate che bello. Non vi dà quella sensazione di essere a casa? No, non mi ispira, non mi ispira. Dopo vi manderò il sondaggio, giuro, a fine video vi chiedo quale tra queste 10 dimensioni vi è piaciuta. Perché stiamo facendo proprio un'avventura tra tutte le dimensioni. Avete presente tipo Rick and Morty? Ecco, stessa identica cosa. Quinta dimensione, let's go. Oh, ragazzi, qui ci sta casa, vedete? Vanilla normale, c'è la savana. Siamo nella savana? Vediamo, sì, siamo in una savana. Ma dai, questa qua è tutto ok. C'è la taiga un po' alta, ma ehi, ci sta. Questa qua mi sembra un mondo molto normale rispetto a quello normale. Questo qua potrebbe essere parzialmente abitabile. Mi piace, siamo in un altro. Siamo nel land, guardate le torri del drago. Wow, magari qua c'è il drago? Sì, questa qua è il pezzo dell'arena contro il drago. E poi, cosa sono pezzi? Cosa sono? No, non sono coralli, è argilla questa. È terracotta, è argilla lavorata, diciamo. Wow. E poi mi chiedo come hanno fatto a fare sta roba qua nel velocizzare il tempo. La luna verde, what? Il sole giallo. La luna verde. Fantastico. Viola! Oh, finalmente! Cosa è sta roba? Blocco quarzo! No, scusatemi ragazzi, dov'è? Ragazzi, c'è il drago, dov'è? Dov'è il drago? Ma questo qua è un nether rifatto con i blocchi che cambiano colore. E il bello è che questo è quarzo. Ma non sembra neanche quarzo. Quarzo levigato, ma non ha senso. Come hanno fatto a far cambiare il colore ai blocchi? Già divertente. E poi c'è anche il cambio del giorno e della notte. Ah, oh, Lima. E ci sono? Ci sono i blocchi di mattoni, di pietra che fanno da staccionate come, wow, come fondamento per il mondo. Fantastico, molto apprezzabile questo. Andiamo. Blu, fantastico, chissà cosa ci offrirà il blu. Wow, guardate quante staccionate, vari, finestre e ossidiana. Calcestruzzo viola che è nero qua. Wow ragazzi, questa roba qua non fa. Queste dimensioni mica faranno ammazzare il vostro computer. E una roba del genere mi farà perdere di sicuro la strada per il. Mi raccomando ragazzi, non entrate lì dentro. Anche se è un ottimo punto per andare avanti, per portarsi avanti col Nether. Col land, diciamo. No, non mi ispira questo. Mi fanno paura queste dimensioni, perché se ci pensi, io ho il computer e se mi muore il computer non è una cosa carina. Penultima. Wow, questa avventura ci sta portando al termine, scusatemi.
mi ispira questo cratere di vasi. E mi ispira il fatto di questo concetto d'arte. Del legno, ma wow! Mi piace, mi ispira questo mondo, perché è un. Cioè, dovrebbe essere tipo un mondo super piatto messo così. O forse ci troviamo sopra il Nether. Però wow ragazzi, questo è un mondo spettacolare. Ma proprio bellissimo. Fantastico, quest'ultimo mondo mi ha portato gioia. Oh! Pietra? Il Wither! C'è il Wither! E cos'è sta roba qua? No ragazzi, ma sta dimensione qua non ha senso, sono tutte tipo delle piramidi del vetro messo a caso. C'è un pezzo di... ci sono le fortezze del land. Ma sta roba qua ragazzi ha vinto tutta sta dimensione qua ragazzi. Ci sono delle... come si chiamano queste cose qua? Non mi ricordo più i nomi. I ganci per far partire le trappole o quant'altro. Ma 3 Wither in partita! 4 Wither! Signore, questa qua ha vinto tutto! No ragazzi, io adesso scappo, ragazzi! Ragazzi, basta! Ne ho visto di tutti i colori, va bene ragazzi, contentissimo. Bene ragazzi, anche questo video qua dell'esplorazione dello snapshot 20W14 infinito in 10 dimensioni random è finito. Allora ragazzi, per concludere il video vi dico una cosa. Primo, votate al sondaggio per favore, così voglio vedere quale di queste 10 dimensioni vi è piaciuta. Secondo, mi raccomando, non lamentatevi se siete fan del... non lamentatevi per le bedwars, vedrò di portarvele, va bene? Senza che mi muoia Minecraft come prima, ma nessun problema. Vedrete che tra un paio di mesi riuscirò a sistemare questa cosa qua della scheda video e vedrete che potrò riportare contenuti senza far ammazzare il computer. Parola del sotto. Vabbè. Quindi questo video è finito, grazie per averlo visto, mi raccomando iscrivetevi, mettete un like, raggiungiamo i 100 iscritti. Commentate se volete, condividete le solite cose. Vi lascio concludere la vostra giornata e comunque buon pesce d'aprile a tutti, mi raccomando, spero che vi siate cascati anche voi, ci siete cascati anche voi in questi scherzi, anche se più che scherzi questa roba qua è una roba che mi ha sorpreso, perché il concetto random su Minecraft non può mai mancare. Vabbè, quindi ci vediamo e mi raccomando fatemi sapere quale di queste 10 dimensioni vi è piaciuto e mi raccomando iscrivetevi a Pessoa Gamer, che le bedwars arriveranno subito per voi, servite entro prima che inizi lag hunt, ci sarà questo fantastico video di bedwars fun time con Pessoa Gamer. Quindi ci vediamo, ciao, con la mia schiena e la mia parte davanti. Ciao.